Allora, questa ragazza di 14 anni si chiama Sara Ciocca e Sara è praticamente, diciamo, una originaria, perché tuo padre è nato a Riccio, tu sei nata a Roma. Io sono nata a Roma, ma le mie origini, le mie radici, tutta la mia famiglia vive a Riccia, quindi io mi proclamo riccese. Senti, io ho intervistato veramente tanta gente, però insomma difficilmente mi è capitato di intervistare una ragazza di 14 anni che fa l'attrice e la doppiatrice, giusto? E fai anche la ballerina, giusto? Sì, queste sono le mie passioni che voglio coltivare sempre, portare avanti, perché tutte si incontrano in un mondo che è il cinema, la musica, la danza, il doppiaggio, e quindi spero di poterle portare sempre nel mio cuore, come Riccia e come il mio paese e la mia famiglia. Senti, hai fatto un sacco di film, adesso io ricordo per esempio Tutti per Uno, no? Sì, Uno per Tutti, poi hai fatto anche uno o due film, credo, con Alessandro Siani. Sì, ho fatto due film con Alessandro e lo conosco molto bene, gli voglio tanto tanto bene, anche lui è napoletano, quindi siamo vicini comunque. E sì, ho, come ha detto lei, già I Tre Moschettieri del Re 2, e ho fatto Blanca, la serie televisiva, tra pochissimo potrete vedere anche nuovi film molto molto belli al cinema, quindi vi aspetto e non perdeteveli, mi raccomando. Senti, anche in televisione c'è stata... hai partecipato a varie a degli episodi di alcune fiction veramente di grandissimo ascolto. Ce le vuoi ricordare tu? Una Promessa, mi sembra, no? La Vita Promessa. La Vita Promessa, che era sì. Sì, di Ricky. Fatto bene a correggermi. Ma figurati, guarda, di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, è una bellissima serie che parla anche del nazismo, e lui ha avuto la fortuna di interpretare una bambina ebrea, quindi mi sento molto vicina a questi ruoli, a questi personaggi. Poi c'è stato Blanca, come ha detto già lei, Il Miracolo e Anna di Niccolò Ammaniti, che sono due serie Sky però. Poi so anche che doppi un cartone, fai la doppiatrice a un cartone, giusto? E molti cartoni Disney, Warner Bros, Pixar, come ad esempio Luca, Baby Boss, Madagascar, I Tre Moschettieri, il cartone, tantissimi, anche adesso arriverà Frozen 3 e molti altri. Va bene, senti, però la tua grande passione rimane la danza. La danza è, come dire, la mia eroina. Io amo la danza, è il mio pane quotidiano, vivo per questa perché mi fa stare bene, mi dà libertà, è un linguaggio universale secondo me. Amo in particolar modo lo stile classico, la mia idola è Svetlana Zakharova, e non voglio lasciarla mai perché è qualcosa che mi tiene viva, dentro e fuori soprattutto. Va bene, sei qui a questo torneo Madonna del Carmine, la Madonna del Carmine è la patrona, tu lo sai molto bene, di Riccia, quindi è stato, diciamo, un tuffo nelle radici, un tuffo nelle origini. Assolutamente sì, perché anche mio nonno, mio padre e anche quest'anno mio fratello hanno partecipato a questo bellissimo torneo organizzato veramente veramente bene. Complimenti infatti, perché stranamente se ne vedono di queste bellissime tradizioni organizzate così in città molto più grandi, quindi io voglio fare i complimenti a tutti e voglio dire solamente che questa sera mi sono veramente sentita bene e felice, quindi grazie veramente. Senti, un'ultima cosa volevo farti dire, perché c'è il vastissimo pubblico di Telemolise, quindi, che ti sta seguendo, quindi evidentemente hai l'opportunità anche di salutare. Tu hai detto hai le origini a Riccia, ma il Molise insomma è anche più grande, certo. E quindi evidentemente hai l'opportunità di salutare tutti i molisani che seguono Telemolise e magari dando appuntamento con questi, con i film, con le fiction e quant'altro, no? Quindi, perché alla fine ti consideriamo una della nostra terra, quindi alla fine ti vogliamo, se ci consenti, davvero molto bene. Ma assolutamente, io ricambio pienamente, siete come dei fratelli, una famiglia per me, e come oggi ormai tutti fanno, restate connessi anche sui social perché è lì che pubblicizzo molto ciò che esce e ciò che è già uscito. E sì, per salutarvi io vi voglio veramente tanto bene, so che siamo in diretta, quindi mi raccomando non perdetevi niente,
rimaniamo sempre uniti anche in periodi un po' più difficili, perché siamo una regione unica, piccola, ma veramente molto speciale per tutta l'Italia e io penso anche per tutto il mondo. Quindi vi voglio tanto bene, un saluto da Sara Ciocca e buona serata!